Dopo 16 anni torna in Umbria il congresso nazionale dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, giunto alla 44esima edizione. La regione, per l'occasione, ha offerto agli ospiti giunti da tutta Italia e dall'estero il suo volto più sano, con visite guidate, degustazioni ed esposizioni. Di particolare interesse tra gli eventi della Tre Giorni, Umbria Bella e Buona, la mostra mercato allestita nella Rocca Paolina a Perugia, che ha offerto allo sguardo e al gusto del visitatore le eccellenze artistiche e agroalimentari umbre. Dal vino al tartufo, alla maiolica, ai tessuti, all'olio, e questa è la nostra forza regionale. Abbiamo voluto inserire questa manifestazione all'interno del 44esimo congresso AIS proprio per proporre alle centinaia di sommelier che arrivano da tutta Italia di toccare con mano quello che noi produciamo, i prodotti sui quali noi continuamente lavoriamo tutto l'anno nella nostra regione. Tra le iniziative più interessanti, l'aperitivo Happy Hour 61 in stile anni 60, offerto ai congressisti in Piazza della Repubblica a Perugia dall'azienda Guido Berlucchi e il Gran Galà di benvenuto all'Egizia Dancing, durante il quale è stata consegnata la borsa di studio Premio Bonaventura Maschio. La borsa di studio maschio è un'innovazione dell'Associazione Italiana Sommelier che premia i migliori sommelier diplomatici nell'anno in corso. Cioè nell'anno 2010 abbiamo diplomato qualche migliaio di sommelier, i migliori tre, cioè parecchi si sono sfidati fra di loro, i migliori tre hanno la borsa di studio maschio che gli permetterà di studiare per un anno, di approfondire tematiche importanti, soprattutto sui distillati. Presenti alla 44esima edizione del Congresso Nazionale dell'AIS anche le delegazioni di Germania e Regno Unito. 44esima edizione, dopo 16 anni in Umbria, in particolare a Perugia, 500 partecipanti, quindi numeri che hanno un valore perché rappresentano un po' tutta l'Italia, ma rappresentano anche altre nazioni. Abbiamo modo in questi giorni di presentare quello che è un prodotto di qualità della nostra terra, quindi il vino, ma non come vino solamente, ma come ho detto altre volte, apice di una piramide, di un lavoro fatto da tantissima gente che riesce davvero a fare, come in questo momento, probabilmente sviluppo economico.